Il 29 maggio iniziano le operazioni per un completo restauro del magnifico Palazzo delle Acque. È una straordinaria ricchezza di questa nostra città, sin dall'epoca aragonese, sede del governo di Palermo, profondamente ristrutturato dal pretore Pietro Speciale. Il pretore era il nome che si dava a chi governava la città, l'attuale sindaco. Poi nel 500 la collocazione del portone e poi nel 600 la sistemazione dello spiazzo, della fontana pretoria, insieme con la collocazione di Santa Rosalia, nel frattempo divenuta patrona della città. E poi via via, lungo i secoli, attraverso l'epoca borbonica e poi con la venuta di Garibaldi, questo palazzo diventa il luogo, la sede di governo di Giuseppe Garibaldi. Damiani Almeida provvede a un'ulteriore ristrutturazione arrivando sino ai giorni nostri. Questo intervento di restauro è un intervento che impiegherà alcuni anni, ma che restituirà nella sua straordinaria bellezza questo palazzo. E lo restituirà nella sua straordinaria bellezza mettendolo in sicurezza, esaltando le bellezze che nei secoli qui si sono stratificate, ma anche eliminando le non bellezze, le anomalie, le criticità in termini artistici e qualitativi di questa straordinaria sede del governo della città. Anche questo è un modo di costruire il futuro di Palermo, un palazzo antico, un palazzo storico, un palazzo che ha oltre 700 anni di vita, che è da sempre sede del governo della comunità, che si proietta verso il futuro. Ovviamente i lavori verranno fatti senza mai chiudere completamente il palazzo per evitare di fare il bis della tragedia del Teatro Massimo e quindi è previsto un accordo quadro che consentirà per stadi e per fasi successive di procedere a questo intervento che è stato predisposto, preparato e progettato negli anni passati in collaborazione con la Sovrintendenza ai beni culturali che voglio ora per allora ringraziare. E al tempo stesso devo prendere atto del ritardo con il quale si perviene a questo risultato per tutta una serie di ostacoli ben noti in termini procedurali, ricorsi, impugnative, sospensione delle attività e finalmente siamo arrivati all'agognato traguardo e voglio dire grazie, grazie, grazie ai tecnici dell'ufficio del centro storico, ai tecnici comunali che hanno realizzato questa ulteriore missione. Potremmo dire missione compiuta, adesso va completata.